E io ringrazio i signori per la loro presenza, perché diciamo, come è d'abitudine per me, che sono funzionario dello Stato e che ho fatto per anni anche il dirigente dell'ufficio elettorale della prefettura, in prefettura noi abbiamo sempre fatto degli incontri con le forze politiche quando era chiaro quali fossero le liste che erano state, diciamo, che partecipavano alle elezioni, e per disciplinare in maniera civile la campagna elettorale che si doveva appunto andare ad aprire. La situazione mi è sembrato quindi opportuno invitare tutti i candidati sindaco, dato anche l'alto numero di liste che, insomma, abbiamo visto sono state presentate qui a Colleferro, e quindi ringrazio molto i signori per la loro presenza, per aver aderito a questo invito e per essere qui oggi. Abbiamo condiviso insieme un percorso di legalità, e tengo a sottolineare che questo, perché credo che insomma, sia già anche la prima volta che questo accade in questo comune, mi dicono, insomma, ed è un percorso che prevede, diciamo, è un richiamo a tutta un po' la normativa che presiede alle regole sulla campagna elettorale, sia le regole, diciamo, sulle affissioni, sia quelle per quanto riguarda la propaganda fonica o quant'altro, e anche, diciamo, l'utilizzo per quanto riguarda le piazze. Ora, il discorso è questo: avevamo adottato qui una delibera che individuava alcuni spazi da destinare ai comizi, e li avevamo, per le verità, anche 5 allestiti, volendo favorire il più possibile, cioè l'intento dell'amministrazione è quello di favorire il più possibile la campagna elettorale, naturalmente all'insegna, diciamo, della maggiore apertura, però nel contempo occorre contemperare questa esigenza con l'esigenza dei cittadini, che hanno diritto ancora ad avere una città pulita, a non essere disturbati nelle loro attività quotidiane da una pressione, come dire, eccessiva, e hanno diritto a transitare nelle strade senza che vi siano continuamente blocchi, diciamo, dovuti a capannelli di gente che in maniera incontrollata si decide improvvisamente di fare come gli pare, perché forse vale la pena di ricordare che il diritto è anche quello dei cittadini. In tutto questo, diciamo, per questo motivo, quindi, è stato sottoposto un testo che abbiamo condiviso, però naturalmente, ecco, magari ci sono delle osservazioni che chiaramente i candidati sindaco vogliono fare, io poi passo la parola a voi, prego. Buongiorno, anch'io passo a fare il ringraziamento della dottoressa, e all'inizio di seduta ci siamo rammaricati dell'assenza del candidato sindaco Silvano Moffa. L'incontro era dedicato all'esame di un protocollo, e ringraziamo anche noi la dottoressa, lo ripetiamo anche in questa sede, per avercelo proposto, che ripercorre tutta la normativa in materia di campagna elettorale. Prima di procedere all'approvazione anche da parte nostra della proposta del commissario, abbiamo pensato e ritenuto opportuno di rivolgere un appello al candidato sindaco Silvano Moffa, che non ha comunicato l'indisponibilità o l'impossibilità a partecipare all'incontro fissato dalla commissaria, per condividere con noi le regole che sono state proposte appunto dalla commissaria. Ci attendiamo una risposta da parte del candidato sindaco Silvano Moffa sul protocollo che ci è stato proposto. Noi siamo favorevoli ovviamente ad approvarlo, perché intende disciplinare e fissare delle regole per lo svolgimento della campagna elettorale in modo ordinato, civile e legale, e quindi sarebbe opportuno che venisse sottoscritto da tutti i candidati sindaco. In caso contrario, ci riserviamo di incontrare nuovamente la commissaria per le eventuali decisioni. Se volete aggiungere qualcosa. No, bene, allora io ringrazio moltissimo i candidati sindaco per
presenti, per il loro intervento. Devo dire che appunto quindi questa delibera sull'individuazione delle piazze può essere, diciamo, anche ampliata e sarà già cura del commissario ampliarla con integrazioni alla luce comunque delle proposte che sono state avanzate oggi già in questa riunione, e mi auguro davvero che diciamo, questo appello, questo invito per tutto rivolto ad una, diciamo,